raga, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora ed oggi vi farò vedere tutti gli ultimi acquisti, visto che è stata una Pasqua diversa, sicuramente perché siamo stati tutti a casa. Mi sono fatta un po' di regali e alcuni mi sono arrivati nel senso da amici e parenti. Prevalentemente li ho acquistati, ma ve li voglio mostrare perché inaspettatamente qualcosa è già cominciato ad arrivare in maniera super veloce. Considerate che oggi è martedì, domani uscirà il video, quindi voi state vedendo il video il giorno dopo dal momento in cui l'ho girato, ma sono talmente delle novità, soprattutto due o tre, che sono così carine e mi hanno colpito che ve le volevo assolutamente mostrare. Ma prima di iniziare, raga, vi ricordo di iscrivervi al canale. Qua sotto c'è il tasto iscriviti, vallo a cliccare e attiva la campanella così da rimanere aggiornato su ogni mio nuovo video. Mi raccomando, prima però di iniziare, recati in cucina, mi sono impappinata, e prendi qualcosa da bere o da mangiare, da spiluccare, così da stare insieme proprio tra amici. Ci siamo? Ti stai iscrivendo? Ti sei iscritto? Bene, mi raccomando, mi ripeto, attiva la campanella. Iniziamo. Un pacchettino, in realtà sono due pacchetti di Sephora, ma uno ho già buttato la carta perché mi è arrivato da un po', ma inizio proprio da quello che, dalla cosa più fresca, dalle due cose più fresche in realtà, e sono queste qua. Sono la palettina di Huda Beauty nella colorazione Toffee Brown. La linea è la brown, colorazione Toffee, raga, mi ha colpito. Devo essere sincera, ora vi mostro la Nude che io ho, ma le altre due me la ricordavano tanto, per questo le ho skippate, anche perché piccolina, 9 colori, 30 euro. Huda, logicamente, può uscire con una palette? Assolutamente no, poi se si tratta di queste palette piccole. Sono le palette quelle a 9 colori, ne è uscita con 3. Io ho preso la Toffee, come già vi ho detto, e queste sono le colorazioni. Devo essere sincera, a me è piaciuta, ci ho ricreato questo look occhi qua. Questi sono i matte e mi sono piaciuti. Allora, devo essere sincera, non ho preso le altre perché erano praticamente, secondo me, dal mio punto di vista, e sapete che io sono una collezionista, me la ricordano tantissimo. L'interno delle colorazioni, se voi andate a vedere, sono molto molto simili. Allora ho deciso di skippare le altre due, ma lei, che diciamo si discostava un po' dalle colorazioni che Huda ci ha presentato nelle ultime uscite, me la sono presa. La piccolina si presenta in un pack trasparente che, quando arriva, fa intravedere il pack primario. Guardate che meraviglia, giustamente come le ultime uscite, come la Nude. Che dire, mi ci sono trovata benissimo. Devo essere sincera, fino a questo momento ho sempre detto che le grandi di Huda sono le migliori. Logicamente vi dico, piccola parentesi, se voi doveste acquistare le palettine queste qui, le due, nelle altre due colorazioni, io vi consiglio di prendere la Nude perché secondo me è al bacio. Però anche con lei non posso dire di essermi assolutamente trovata male. Questo è il look che ho ricreato, mi ci sono trovata benissimo, è stata performante, non ha fatto macchia, insomma, raga, top. Sempre, penso, in concomitanza con l'uscita di Huda, c'è stata l'uscita dei rossetti di Gucci. Questo è il pack secondario, è un rossetto un po' diverso da quelli che finora Gucci ci ha presentato. È super lucido, direi un balm molto colorato. Io ho preso la colorazione 204 Peggy Top, che è questa qua, l'ho contornata con la numero 5, la matita numero 5 di Nabla, e raga, è super confortevole sulle labbra, stupendo. Il costo è, oddio, logicamente stava cadendo qualcosa, il costo è un pochino alto perché si aggira sui 41 e qualcosa, ma il pack, cioè,
si sente, è bello solido, vi arriva, ecco, come il solito pack secondario di Gucci, e è meraviglioso. Vi dico il PAO, sono 18 mesi. Ultimo acquisto fatto sul sito di Sephora, ma non vi perdete gli altri perché sono super gustosi, è il fondo di Fenty Beauty. Allora, in realtà viene indicato come un sublimatore d'incarnato. Il pack è meraviglioso, sembrava più grande dalle foto. Io ho preso la tonalità 7, ero decisa tra la 6 e la 7 perché le colorazioni non sono più 50 ma 25. Per quale motivo? Perché praticamente, essendo molto performante, va ad adattarsi a più tipologie, a più colorazioni. Quindi se andrete da Sephora ci saranno tipo dalla 100 alla 240, rientrate dalla 1 alla 3, adesso vi dico a caso, no? E vi diranno per voi quale è il più idoneo. Comunque cercate sul sito di Fenty Beauty e poi lo prendete da Sephora. Eccolo qua, io ho preso la, come vi dicevo, la numero 7, che comunque si va, eccolo qua, si va ad amalgamare sulla mia pelle in maniera perfetta, si scalda, eccolo qua. E soprattutto, raga, io mi trovo, pensavo fosse molto molto più leggero, no, ha una bella coprenza. Comunque le mie discromie, che non sono proprio, però ce l'ho, le copre e mi piace molto, anche perché poi io vado ad aggiustare con il correttore tipo le occhiaie e quant'altro. Mi piace tantissimo, il prezzo mi sembra 28, non mi ricordo. Comunque non è dei più costosi, ma soprattutto per il periodo, per la primavera estate, secondo me è ottimo. Mi ci sono trovata benissimo, raga. Proseguiamo con un altro pacchettino di Pop Makeup Store. Le cose che trovate all'interno di questo pacchettino sono due. Uno è un pigmento che ho aperto in separata sede perché è stato difficile. Strano, perché mi si sono aperti tutti in maniera molto semplice, ma mi sono fatta un casotto. Guardate che blu super intenso, guardate come mi sono fatta e guardate che meraviglia, però che è stupendo, non vedo l'ora di testarlo, di farci un look stupendo. Me lo tolgo, altrimenti rimango di blu vestita, di blu macchiata forever and ever. Ma l'altro, e lo chiudo perché se no già l'ho fatto cadere un pochino, e mi sono fatta un sajobbe. Altro prodottino che era all'interno di questo pacchettino è questo meraviglioso concealer. In realtà è un Vision Cream Cover. Raga, io sono innamorata di questo prodotto. È un fondotinta correttore, un 2 in 1. Sapete che io non amo i prodotti 2 in 1, ma lui è meraviglioso. Io ho preso una tonalità, la 2, perché è molto chiara, ve la faccio vedere. Aspettate, perché prima io avevo già preso la mini size, che è molto chiara, eccolo qua, ma ci vado ad illuminare il contorno occhio ora un po' per volta, perché sennò prenderò anche la colorazione idonea. Vedete come proprio da copre di tutto, meraviglioso questo. Quindi si può utilizzare chi cerca una forte coprenza per tutto il viso, ma anche come fondotinta. Per il momento questa colorazione la sto utilizzando come contorno occhi, come correttore, scusate, soprattutto per illuminare. È meraviglioso, ho preso la N02. Mi sembra che venga 28 euro. Vi volevo dire la quantità, sono però 15 ml, però raga, mi ci trovo benissimo. È il contrario del fondo di Fenty Beauty, però questo penso che in inverno dia proprio quel twist in più, soprattutto tipo a ottobre, novembre, che uno ha ancora l'abbronzatura sotto e proprio va a illuminare. Bello, bello, non vedo l'ora. Ma raga, qui mica stiamo pettinando le bambole, mi è arrivato un altro super mega pacco che avevo preso sul sito di Beautylish. Quanto l'ho aspettato! Super ben incartato, primo pacco con
campioncini, vabbè, fattura, campioncini super imballati, carini, la niacinamide e due simple di Good Molecules che voglio testare assolutamente. Altro, poi pacchettino, altro pacchettino, insomma è sempre una cosa, eh. E all'interno il cartone, così per proteggerla, raga, questi sono pacchi, anche perché lei vale 130 euro, è la Circo Loco di Natasha Denone, è Natasha Denona, è meravigliosa. Questo è il pack secondario. Per quale motivo l'ho presa sul sito di Beautylish? Allora, passo indietro, forse ve lo lascio anche qua oppure lo trovate sul mio canale. Quando è uscita la Trio Chrome di Natasha Denona, prima di lei, io sempre non l'avevo presa sul sito di Sephora. Per quale motivo? Perché Sephora, secondo me, allora, a prescindere dal fatto che doveva uscire un giorno, è uscita il giorno dopo. Io che la volevo e non sapevo se andasse sold out, non volevo stare dietro al sito di Sephora, che poi in realtà c'entro sempre 3-4 giorni, 3-4 volte al giorno, raga. Ho deciso di prenderla lì, bellissima, così che ero sicura di non perderla. Guardate che colorazioni, le ho già swatchate, io mi piace tantissimo. Se avete visto le mie unghiette, le devo rifare, raga, mi sono portata avanti per rifarle, penso che domani, non lo so in realtà, se voglio farle riposare una settimanina. Guardate che colorazioni, guardate che pigmentazioni, pigmentazione. Sicuramente con lei faremo quel famoso Get Ready With Me, che però voglio girare anche perché voglio raccontarvi qualcosa di più della mia vita, non con un tag, ma con le mie parole, con qualcosa, perché forse è bene che ora che sa, cioè è bene che sappiate qualcosa di me, non tanto a livello così, ma pur parlare così proprio da conoscerci, da sapere. Io di voi so molte cose perché ho stretto amicizia con molte di voi, con qualcuna mi sono confidata, ci sentiamo su Instagram e mi fa piacere quindi raccontarvi qualcosa in più di me. Anzi, venitemi a seguire su Instagram e vi lascerò un banner tra qualche giorno nel quale vi chiederò quali domande vorreste che io risponda. Comunque è lei, la Circo Loco, bellissima raga, bellissima, non vedo l'ora di farci un look, proprio stupenda. Termino questo video con un pacchetto super mega inaspettato, pure colorato da Daniele. Mi arriva sto pacchettone, pure era per terra perché non l'ho toccato finora per farvelo vedere. Lo apro e c'era questo meraviglioso zainetto, guardate, dietro, con i colori di Pixie. Dentro quindi è rosa, troviamo, penso che sia la nuova linea alle rose Beauty Treats. Bello raga, bellissimo. Ecco qua, si sì, hanno messo questo cartone per dare la parvenza di uno zainetto strutturato, ma non lo è, molto morbido, ma per andare in palestra, al mare, secondo me è super comodo perché ha questa tasca trasparente e idrorepellente che una volta tolti i prodotti è super comoda perché raga, ci andate a mettere magari il costume bagnato, queste cosine. Il primo è un body cleanser alle rose, il secondo è un rose body polish with, è sempre, penso che sia tipo un, però non so se enzimatico o tipo uno scrub, non so se enzimatico oppure no. E per finire un body balm, quindi terminata il lavaggio c'è l'incrematura. Niente raga, queste sono tutte le cosine che per il momento mi sono arrivate, ma raga ho fatto uno sfacello
ma veramente mi sono resa conto che ho esagerato, uno sfacello di acquisti. Non vi perdete, anche perché ho fatto anche molti acquisti per le unghiette, perché non trovo più da quando ho fatto il trasloco, non trovo più la mia scatoletta. In realtà non era una scatoletta, era la classica valigetta dove io mettevo tutto. Benissimo, a volte io, come avete visto, le facevo da una mia amica, però in questo caso le voglio rifare da sola e non trovo più le cose, quindi alcuni prodotti li ho dovuti ricomprare. Fatemi sapere se li volete vedere in uno svuota la spesa unghie, in un video haul per le unghie, ma penso proprio di sì, non vedo l'ora, e ci sarà anche un'altra sorpresa, un altro video, insomma stay tuned, non ve li perdete. Quindi le mie unghiette torneranno quanto prima, ho deciso solo di farle riposare una o due settimane. E io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimo e ciao raga, ciao, al prossimo video.